Amministrative, il deputato regionale Cateno De Luca eletto sindaco di Messina, a Siracusa vittoria di Francesco Italia con i voti del PD. Missile Mary al supermercato durante l'orario di lavoro, sospesi 3 impiegati comunali. Presentato questa mattina a Palermo il progetto Il Giardino, spazio verde, cortile e campetto polifunzionale adiacente alla scuola Jevolella. Buonasera, bentrovati alla prima edizione di Media News di lunedì 25 giugno. In apertura ci occupiamo delle elezioni amministrative. Il deputato regionale Cateno De Luca è eletto sindaco di Messina. Siracusa vittoria di Francesco Italia con i voti del PD, mentre 5 Stelle perdono Ragusa. Il nuovo sindaco è Giuseppe Cassì. Vediamo. Cateno De Luca è il nuovo sindaco di Messina. Ha sconfitto al ballottaggio il primario del centro neurolesi Bonino Puleio, Dino Bramanti, sostenuto da uno schieramento che è andato da Forza Italia alla Lega fino a diventerà bellissima di Nello Musumeci, mentre il deputato regionale eletto nell'UDC ed espressione del movimento Sicilia Vera è praticamente un indipendente con un'estrazione di centrodestra. De Luca ha ottenuto il 65,28% dei consensi, con lo sfidante bloccato al 34,72. A Ragusa ha vinto Giuseppe Cassì, candidato appoggiato da Fratelli d'Italia e tre liste civiche, e sul quale sono confluiti alcuni voti del centrodestra con il 53,07% dei consensi, mentre il candidato grillino Antonio Tringali si è fermato al 46,93%. A Siracusa, primo cittadino, è stato eletto Francesco Italia, vicino al sindaco uscente, il renziano Giancarlo Garozzo, che al ballottaggio ha avuto in più i voti del PD, che in prima battuta erano andati su un altro candidato. Battuto quindi Ezechia Paolo Reale, candidato di centrodestra. Il dato finale registra il successo d'Italia con il 52,99%, mentre Reale ha ottenuto il 47,01% dei consensi. Ad Acireale eletto un sindaco 5 Stelle, Stefano Alì, che con il 56,73% ha battuto il candidato di centrodestra Michele Di Re, 43,27%. Ad Adrano il candidato civico Angelo D'Agata è diventato sindaco con il 63,61% dei consensi, travolgendo lo sfidante del centrodestra Aldo Di Primo, fermatosi al 36,39%. Piazza Armerina ha invece un sindaco di centrodestra, Nino Cammarata, eletto con il 54,41% dei consensi, grazie ai quali ha battuto il candidato civico Mauro Di Carlo, fermatosi al 45,59%. Partinico, unico comune al voto nel palermitano, ha eletto Maurizio De Luca con il 65,04% dei consensi. Il candidato di centrodestra di estrazione diventerà bellissima, ha battuto Pietro Rao, candidato civico di estrazione centrosinistra che si è fermato al 34,97%. A Comiso, alta vittoria del centrodestra con Maria Rita Schembari con il 50,21%, sconfitto il candidato civico di sinistra Filippo Spadaro, che ha ottenuto il 49,79% dei voti. E adesso ascoltiamo il neoeletto sindaco di Messina, Cateno De Luca. Ho alzato i toni, ma ho anche lasciato i toni sempre nell'ambito della critica politica. Io sono stato negli ultimi 10 giorni attaccato costantemente. La città è stata messa sotto assedio da pericoli mai esistenti. È la stessa percentuale di 5 anni fa che si è votata a 2 giorni, quindi non c'è bisogno di dare letture strane a questo voto, perché se andiamo a mettere a confronto i dati di ora con 5 anni fa, sono identici. Al ballottaggio purtroppo è risaputo che l'affluenza è molto bassa. Abbiamo fatto un confronto con i ballottaggi degli ultimi 3-4 legislature e non c'è nulla di nuovo o di meno rispetto alle altre occasioni. Non è un punto in più, un punto in meno che possa dare interpretazione di sorta al dato dell'affluenza. Non accetterò alcun atto intimidatorio e soprattutto non accetterò che altri poteri possano interferire nell'azione politica e nei confronti di un sindaco democraticamente eletto. Metterò mano al regolamento di funzionamento degli uffici e dei servizi in modo tale che
nel giro di poche settimane possa avere già nella prima fase una macchina amministrativa che risponda alla mia visione di governo. Io sono stato l'unico che ha nominato i 7 assessori già al primo turno, anzi ho fatto una conferenza stampa a gennaio del 2018, la mia conferenza stampa è stata proprio per presentare i miei 7 assessori con le relative deleghe. Io sarò il sindaco di tutti, accoglierò tutti e agirò per liberare la città dalla schiavitù di certi settori forti, anche di natura economica, che hanno bloccato anche le azioni imprenditoriali di tanti piccoli imprenditori. Questo significa che noi vogliamo creare sviluppo in collaborazione con tutti e sicuramente non agevoleremo i monopoli che finora non hanno fatto bene alla città. Poter avere una città dove ognuno possa esprimersi per quelle che sono le proprie capacità e possa scegliere liberamente se andare altrove e quindi non lasciare la città, perché c'è una miseria assoluta nella quale ormai non riusciamo a garantire ai nostri giovani alcuna prospettiva. Cercherò di guardare tutti con il giusto distacco e la naturale obiettività che consona a un vero sindaco. Cateno De Luca persona non stringerà mai la mano a Bramanti. Cateno De Luca sindaco di Messina stringerà la mano a Bramanti e a tutti gli altri, perché io so distinguere bene il mio ruolo. Il ruolo pubblico comporta avere rapporti con tutti a prescindere da quelle che sono state vicende di campagna elettorale. Cambiamo argomento. Misilmeri al supermercato durante l'orario di lavoro, sospesi 3 impiegati comunali. Si tratta di 3 dipendenti dell'ufficio Anagrafe che non potranno tornare in servizio per 12 mesi. Andavano a fare la spesa durante l'orario di lavoro, mentre i colleghi gli garantivano la presenza strisciando il badge al posto loro. I carabinieri hanno notificato 3 provvedimenti cautelari di sospensione dall'esercizio di pubblico ufficio o servizio per 12 mesi nei confronti di 3 dipendenti dell'ufficio Anagrafe del comune di Misilmeri, altri 7 gli indagati. Il provvedimento è stato emesso dal GIP del Tribunale di Termini Merese. Le indagini eseguite dai militari, spiegano dal comando provinciale, hanno permesso di appurare che oltre la metà degli impiegati comunali si assentava sistematicamente durante l'orario di lavoro per effettuare varie commissioni personali. I carabinieri infatti li hanno sorpresi mentre andavano a fare compere presso venditori ambulanti o nel vicino supermercato. È emerso inoltre, aggiungono dal comando, che la registrazione dell'orario di lavoro dei dipendenti non presenti sul luogo di lavoro veniva spesso garantita da altri colleghi che timbravano in entrata e in uscita per conto degli assenti. I fatti che vedono protagonisti dipendenti comunali di Misilmeri ci rammaricano tanto. Riponiamo nella magistratura e nelle autorità militari, dichiara il sindaco Rosalia Stadarelli, la massima fiducia affinché si continui a fare luce sui fatti accertati ed oggetto dell'indagine. L'amministrazione adotterà tutti i provvedimenti necessari per tutelare l'immagine del nostro comune con tutte le azioni necessarie nelle sedi opportune. Il 12 luglio prossimo nonno Mariano sarà sfrattato dalla sua casa di Pallavicino a Palermo. Dopo mesi di battaglie pare che nulla sia stato fatto per impedire che l'anziano di 90 anni possa concludere i suoi giorni nell'abitazione dove ha vissuto per tutta la vita. Una storia che sta commuovendo in tanti. Anche l'associazione benefica Ali per Volare, presieduta da Rino Martinez, lancia un appello. Giorno 12 luglio ci sarà lo sfratto di nonno Mariano e la sua famiglia in via Diana 5, Partenna Mondello. Io lancio questo appello affinché tutti voi siate partecipi a questo sfratto. Un evento drammatico, tra l'altro la moglie di Mariano è morta da pochissimo. Sì, da pochissimo, 22 maggio scorso. Tutte queste pressioni le hanno causato uno stress fatale che temevano le figlie, un ictus cerebrale. Io sono con loro in contatto ogni giorno e vi chiedo di aprire il vostro cuore.
Nonno Mariano, il nonno di tutti noi siciliani. Nonno Mariano, quindi, come diceva Antonellina Rizzo, che si occupa delle comunicazioni sociali di Alipervolare, lei proprio ha preso molto a cuore. Avete visto, è molto emozionata. Noi mettiamo il cuore un po' in tutte le iniziative, le storie che vogliamo rappresentare, e crediamo che nonno Mariano, soprattutto dopo la perdita della propria moglie, abbia bisogno di tanta umanità. Anche al suo fianco ci sono le figlie. Abbiamo visto che c'è poca gente, le istituzioni un po' assenti. Allora chiediamo a tutte le istituzioni di questa nostra terra di essere partecipi, di metterci quell'amore che merita un uomo che credo abbia più di 90 anni e quindi il rispetto per un uomo che è verso, diciamo, la chiusura della propria esistenza, avrà altri 10-20 anni forse ancora di vita, e merita quel rispetto, quella solidarietà, quella sensibilità. Allora scegliamolo tutti come simbolo di questo momento così drammatico, e quindi aiutiamo nonno Mariano, seppure oramai la legge e i giudici abbiano già decretato che lui debba andare via da lì, ma troviamo una soluzione bella, magari farlo restare ancora una volta lì con un escamotage legale di grande amore, dove tutti noi possiamo mostrare quella umanità che vince sulle ingiustizie. Quindi tutti insieme accanto a nonno Mariano, non permettiamo che lui debba andare via da lì, perché andare via da lì significa sradicare l'umanità dalla nostra terra. La Sicilia è una terra di grande umanità, di grande solidarietà, e quindi chiediamo, così come ha fatto anche Antonellina Rizzo, quel giorno, quel 12 di luglio, di essere centinaia, se non migliaia di persone. E vorrei anche che il nostro arcivescovo Corrado Lorefice, lo dico da cristiano, ad una persona che ha tutto il nostro amore, tutta la nostra stima, lui rappresenta anche la nostra chiesa cristiana, ecco, vorrei che lui andasse uno di questi giorni a portare l'amore e il sostegno di questa umanità, perché è un uomo che merita di chiudere, quando sarà il momento, gli occhi con gioia, anche lui. Grazie. È stato presentato questa mattina a Palermo il progetto Il Giardino, spazio verde, cortile e campetto polifunzionale adiacente alla scuola Jevolella e al centro per l'istruzione degli adulti, che si trova alla fine di Via Dante di fronte Villa Amalfitano. Il progetto è rivolto a bambini e ragazzi che provengono da situazioni di vulnerabilità, palermitani e stranieri, a coloro che vivono in case famiglia, ai minori stranieri non accompagnati. Vediamo. Con grande piacere oggi posso annunciare questo primo progetto di Beyond Lampedusa, un'associazione onlus rivolta ai minori stranieri non accompagnati e quindi poi a tutti i bambini palermitani, stranieri, che vivono nelle proprie famiglie e nelle strutture di accoglienza. La città di Palermo ci ha dato questa grandissima occasione di poter riqualificare un giardino comunale attenente alla scuola, a un istituto scolastico, il CPA, e di renderlo quindi disponibile per il mese di luglio a tutti i bambini del territorio, diciamo a 100 bambini per il momento, tra i 6 e i 18 anni, e di offrire loro gratuitamente attività di sport, attività ludico-ricreative, un contesto all'aperto per loro. Un momento particolarmente delicato per Lampedusa, ma soprattutto per i minori non accompagnati. È un momento particolarmente delicato e forse anche un momento invece dove è il caso di premere sull'acceleratore e dare a questi minori stranieri non accompagnati un'opportunità, e darla quindi anche, come dicevo prima, ai bambini italiani, perché solo con l'integrazione tra i bambini si evita poi un apartheid tra adulti e quindi una discriminazione. Poi è un momento dove io posso dire che, nonostante le politiche attuali, ho riscontrato una grande apertura, una grande disponibilità verso tutti coloro che ho interpellato, verso gli sponsor e verso le persone coinvolte in questo progetto. Palermo è una città che ha puntato tutto sull'accoglienza e sull'integrazione. Palermo è una città meravigliosa e unica per questo. È una città bellissima, in grande movimento, in grande rinascita da un punto di vista culturale
ma forse da tutti i punti di vista, e questo è possibile proprio perché è una città aperta, perché l'integrazione è all'ordine del giorno, perché le culture convivono, è proprio nel DNA palermitano, e quindi questo fa sì che appunto il sangue misto poi è più bello di tutti gli altri. Un modo di rendere sicuramente durante le vacanze estive e oltre, e soprattutto di utilizzare al meglio gli spazi scolastici con una sinergia tra fondazioni, soggetti privati e territorio, affinché si possano davvero coltivare esperienze di questo genere e dare alle molteplici esperienze scolastiche un supporto in termini di lotta alle povertà educative con progetti di questa natura. Il progetto di questi premia Palermo come città aperta, come città dell'accoglienza. Premia Palermo come città dell'accoglienza e della coesistenza culturale. Il giardino simbolicamente, che la scuola ha concesso in utilizzo per questa esperienza, è naturalmente, diciamo, il luogo più adatto a far concepire gli spazi scolastici come bene comune per la collettività, per il territorio, per il quartiere. Voglio dire grazie a Lampedusa Beijon, dire grazie a Clementina Cordero di Montezemolo, perché contribuisce alla rigenerazione urbana partendo dai ragazzi e dai bambini. Ed è un modo anche per vivere e condividere Manifesta 12, questa biennale di arte che non viene e se ne va, ma lascia segni tangibili anche dopo il novembre di quest'anno. Diamoci una zampa, un'iniziativa promossa dal Rotaract Palermo Est che ha visto l'adesione delle principali associazioni animaliste sul territorio. Scopo della manifestazione benefica è stato fornire aiuto concreto alle associazioni di volontariato. Oggi con gli stand fondamentalmente avremo sia manifestazioni di sensibilizzazione sul tema, sia sponsorizzazione delle attività e delle associazioni che operano nel settore, e in particolare abbiamo in previsione una sfilata canina, cui costi comunque anche di registrazione saranno finalizzati a concorrere al budget per la donazione. Siamo molto impegnati soprattutto in questo periodo, con l'estate ci sono abbandoni, ci sono segnalazioni di maltrattamento ancora più pressanti. Noi siamo guardie giurate nominate dal prefetto, apparteniamo all'OIPA, all'Organizzazione Internazionale Protezione Animali, è poco conosciuta la nostra figura, è vero, però noi abbiamo funzioni sia di polizia amministrativa che di polizia giudiziaria, quindi anche dietro segnalazioni possiamo assolutamente andare a verificare maltrattamenti e fare sopralluoghi e quindi agire come polizia giudiziaria, o possiamo fare una normale vigilanza anche per il controllo del territorio, delle deiezioni e per educare un po' l'umanità a due zampe piuttosto che quella a quattro. Abbiamo un sito oipa.org, Oipa Italia Onlus, perché la nostra è una Onlus, e si può anche inviare una mail guardiepalermo@oipa.org. Comunque sul sito è guidata la segnalazione, basta cercare Guardia Zoofile, la Sicilia, perché abbiamo dei nuclei in tutta Italia, e lì c'è un modulo da compilare per le segnalazioni. Il Gattile storico di Palermo, fondato da Pola Narzisi nel 1988, più di 30 anni appunto di Gattile, e siamo l'unico tra l'altro riferimento in Sicilia per quanto riguarda l'organizzazione. La nostra missione è quella di accogliere gatti che per seri e gravissimi motivi non possono più vivere nel loro ambiente, sia esso casa che territorio. Noi stiamo in via Pandolfini, ogni penultimo sabato del mese facciamo una colletta alimentare al Cat Center di Vilardo. Via Pandolfini è dietro l'aeroporto di Bocca di Falco. Volevo approfittare per dire che da quest'anno abbiamo anche attivato un servizio di hotel per gatti, e il cui proventi serviranno appunto a sostenere il rifugio, dato che nessun ente pubblico ci sostiene. Tantissime le emergenze, siamo sempre in continuo movimento, e questa di oggi è l'ennesima occasione d'oro per sensibilizzare il palermitano al mondo animalista. Le priorità sono sicuramente quelle della sterilizzazione, non abbandonate i cani, estate, oggi li potete portare ovunque. L'emergenza principale in questo periodo rappresenta proprio l'abbandono. Sono delle creature meravigliose, sicuramente il randagismo non esiste perché ci sono gli allevamenti, né tantomeno per noi l'estinzione delle razze dei cani sono una cosa a cui ambiamo, però purtroppo le cucciolate,
ovviamente, che sono il frutto di accoppiamenti, di allevamenti o anche gli accoppiamenti che vengono fatti presso le case delle persone da cani di razza, tolgono spazio a quelli che sono i cuccioli che sono reclusi in canile a Palermo e che muoiono purtroppo tra le varie malattie e tra i vari virus che si contagiano all'interno della struttura. Noi come associazione Felice nella Coda, anche in maniera congiunta con altre associazioni del palermitano, abbiamo denunciato varie situazioni, ci sono i primi processi penali che sono appena iniziati e speriamo che la magistratura faccia il suo corso e prima o poi finalmente riusciamo ad avere quella trasparenza che cerchiamo, perché c'è poco controllo da parte dei comuni principalmente. Cala il sipario sulla 59esima edizione della rassegna internazionale delle attività subacquee che dal 18 al 24 giugno ha coinvolto ad Ustica turisti, appassionati del mare e residenti. I premi Tridenti d'Oro, considerati Nobel delle attività subacquee, sono stati assegnati all'operatore subacqueo Giorgio Caramanna e ai giornalisti Leonardo D'Imporzano e Massimo De Angelis. Cala il sipario sulla 59esima edizione della rassegna internazionale delle attività subacquee che dal 18 al 24 giugno ha coinvolto a Ustica turisti, appassionati del mare e residenti. I premi Tridenti d'Oro, considerati Nobel delle attività subacquee, sono stati assegnati all'operatore subacqueo scientifico e idrogeologico professionista Giorgio Caramanna per avere saputo esprimere già dalla tesi di laurea in idrogeologia realizzata su una delle cavità allagate più profonde al mondo, il suo talento integrando tecniche di immersione speleo-subacquea al lavoro di ricerca accademica. Al giornalista Leonardo D'Imporzano per avere saputo promuovere e divulgare con rigore scientifico e incessante passione la cultura del mare e al giornalista Massimo De Angelis per avere dedicato grande impegno professionale e sociale alla divulgazione delle scienze e tecniche subacquee allo scopo di renderle fruibili e sicure al grande pubblico. L'Ustica Award invece, che dal 1985 l'Accademia Internazionale di Scienze e Tecniche Subacquee conferisce a società, enti e associazioni particolarmente meritevoli nelle attività subacquee conosciute internazionalmente, è stato assegnato all'azienda di lavori subacquei palermitana Palumbarus per essersi distinta nel settore dei lavori subacquei raggiungendo livelli di efficienza che le hanno consentito di ottenere commesse e realizzare lavori di grande specializzazione e complessità. Ai premiati è stata anche assegnata la cittadinanza onoraria di Ustica. La 59esima rassegna internazionale delle attività subacquee, dichiara l'assessore regionale ai beni culturali e all'identità siciliana e presidente dell'Accademia Internazionale di Scienze Tecniche Subacquee, Sebastiano Tusa, ha nuovamente contribuito ad accendere i riflettori sulla piccola isola del Mediterraneo di Ustica, che si riconferma uno dei capisaldi delle attività subacquee nazionali ed internazionali. Hanno organizzato la manifestazione la Soprintendenza del Mare della Regione Siciliana, il Comune di Ustica e l'Area Marina Protetta. L'Assessorato regionale al Turismo, Sport e Spettacolo ha contribuito fattivamente alla manifestazione. Un bilancio dunque positivo, conclude Tusa, che ci rallegra e ci stimola a proseguire nel futuro. Al Teatro di Verdura di Palermo, grande spettacolo dell'orchestra multietnica infantile Quattro Canti. Sono venuta nell'orchestra Quattro Canti dall'estate del 2017, cioè da un anno poco. Cioè, mi piaceva questo strumento e il fatto che mi piaceva anche il suo ritmo. Mi sono avvicinata in quell'orchestra perché stavo facendo un progetto a scuola e ci davano l'opportunità di insegnarci cioè, gli strumenti ad archi, violino, viola, contrabbasso. Io ho voluto scegliere il contrabbasso per non scegliere uno strumento per me generico, tipo il violino oppure eccetera. Sono con l'orchestra Quattro Canti da circa 6 anni, dal novembre 2012. Ho iniziato inizialmente col coro e dopo hanno fatto dei provini per vedere, hanno osservato ragazzo per ragazzo e hanno visto ad esempio le particolarità della mano per adattare ogni ragazzo allo strumento che più si adattava allo soggetto. Io inizialmente, devo essere sincera, andavo per il violino, però poi ho visto che la viola era uno strumento simile, non suona proprio dolce, quindi mi sono inserita nella viola.
Stasera al Teatro di Verdura ancora l'Orchestra Quattro Canti, in un posto così bello, emozionante, centrale per la città, dove questi ragazzi avranno la possibilità di esibirsi e provare questa emozione dinanzi a tanta gente. Sarà un concerto bis, abbiamo introdotto una piccola sorpresa all'interno del concerto che i presenti potranno avere il piacere di ascoltare. E la gioia è sempre la stessa, e si potrà vedere negli occhi di questi ragazzi. Repertorio abbiamo da Toreador, dalla Carmen di Bizet, e poi sempre Beethoven, l'Inno alla Gioia, poi spazieremo attraverso Libertango di Piazzolla, e Gabriel Soboe di Morricone e tanto altro repertorio classico. È una cornice veramente suggestiva. È una cornice che ai bambini sicuramente incute anche un po' di paura perché è così grande, ma ormai loro sono ben abituati alle grandi folle, ben abituati ai grandi teatri. Questo è sicuramente un traguardo, il fatto che questi bambini così, per loro isperatamente, ormai sono a livello di poter gestire tutto un concerto completo in un teatro come i teatri per le grandi orchestre. Ci stiamo rendendo conto che la città incomincia a riconoscersi addirittura in questa orchestra che è multietnica, questa che sa accogliere, questa orchestra che punta al bello proprio per creare positività. Questa orchestra Quattro Canti lavora già da anni con il metodo Apreu, che peraltro è scomparso quest'anno, quindi è anche un momento di ricordo per una persona che ha dato veramente tanto al mondo delle periferie dove la cultura difficilmente arrivava. Padre Bucaro con la sua orchestra ha adottato questo metodo, l'ha portato avanti in tante parti della città. Sono diversi anni adesso che portiamo avanti questo progetto già al Verdura. È tutto, grazie per l'attenzione, come sempre vi do appuntamento alla seconda edizione.